Cari amici cacciatori e appassionati caricatori, buonasera, ancora una volta insieme per la nostra per il nostro decimo incontro. Impariamo a caricare facilmente a pallini. Allora, oggi vorrei proporvi una cartuccia specifica per un nuovo selvatico che è la quaglia. Come al solito vi ricordo i dati generali, cioè la mia email, impariamo a caricare @chiocciolalibero.it per qualunque dubbio. Andiamo a vedere un pochettino i due assetti di oggi, perché ho pensato di fare un assetto classico in orlo tondo per tutti quelli che non vogliono spendere e vogliono utilizzare l'attrezzatura tradizionale, quindi orlo tondo, e un assetto in stellare perché che si è voluto evolvere e passare anche alla stellare. Fermo restando che sono entrambi validissimi per la quaglia e già ampiamente provati. La polvere che oggi ho scelto, come potete vedere, è l'S4. Però, mentre nell'assetto in orlo tondo, che prevede anche l'utilizzo del cartone, di bozzolo in cartone, noi l'andiamo a caricare 1270 T2 è il tipo di bossolo, 70 mm, innescato 616, cartoncino SFS che sarebbe questa borretta qui, che potete trovare facilmente su internet all'armadio giudice, ma che comunque potete anche sostituire con una qualsiasi borra in feltro. Prima di mettere però questa borrettina, questa SFS, mettiamo un cartoncino tipo questo, un RTVL, vedete quanto è doppio, impermeabile, che ha un'ottima tenuta. E poi mettiamo come in base un altro di questi RTVL sopra la borretta, se l'altezza è giusta, altrimenti se vediamo che ci vuole ancora spazio metteremo un sugherino ad 8 mm, ma penso tutto da provare. E poi successivamente chiuderemo al solito con l'orlo tondo, mentre invece l'altro assetto, l'altra cartuccia è questa in plastica, è una cartuccia alto 67 mm T1 innescata 616, sempre S4, 1,35x30. Ora, considerando che la quaglia è un uccello che si spara di solito col cane a breve distanza, ho scelto la Bior, che è questo tipo di borra, questa è una Bior della Gualandi, che ha, come potete vedere, si chiama Bior nel senso di biorientabile, lo potete mettere dal lato che preferite, praticamente dà una rosata simile a quella che si ottiene col feltro, non c'è contenitore, ecco. Quindi in teoria dovrebbe aprirsi prima e dovrebbe essere più adatta ai tiri a breve distanza. Considerando la mole della quaglia, che è un uccellino piccolo, non occorre mettere grammature alte, io penso che 30 grammi siano più che sufficienti. Ed ecco perché ho scelto assetti da 30 grammi. Queste sono entrambe cartucce specifiche per la caccia alla quaglia. Andiamo a vedere un pochettino come sono fatte. Allora, io intanto per abbreviare i tempi, tanto avete visto oramai come si fanno le pesate, ma adesso lo vedremo col piombo. Ho già pesato la polvere per entrambi. Qua 1,45 e qua 1,35. Perché? Perché intanto questo è un po' più alto e quindi abbassa un po' le pressioni, il bossolo questo in cartone. In più, mentre nel bossolo in plastica avremmo un borraggio in plastica che mi dà una tenuta migliore, qua abbiamo un borraggio classico che dà un po' meno tenuta e quindi occorre rinforzare un pochino con la polvere. In più ancora, c'è da dire che la chiusura stellare, per la sua conformazione, fa chiudere il bossolo un po' più in basso e quindi anche in questo caso aumentano le pressioni, necessita di meno polvere. Nel caso del nostro orlo tondo invece, il problema non si pone, chiuderemo abbastanza alto e quindi abbiamo bisogno di un incoraggiamento in più di polvere per poter avere un assetto corretto. Quindi gli assetti sono più o meno la stessa cartuccia, una adattata nel bossolo 70 in cartone e con il borraggio tradizionale, l'altra adattata alla 67 in plastica
col borraggio sempre in plastica. Così vi fate anche un'idea di come cambiano le dosi in base al tipo di borraggio, di chiusura e di bozzolo che andate a utilizzare. Va bene, pesiamo un pochettino il piombo. Oh, piombo chiaramente il 10, perché non è che dobbiamo sparare uccelli grossi. La guaglia è piccolina, non la vogliamo rovinare, vogliamo avere una buona rosata guarnita nonostante i 30 grammi, quindi scegliamo un pallini più piccoli. Avremo più pallini, rosata più guarnita e ottimi risultati nell'abbattimento. Oggi tradisco il mio 8. Che volete farci? Pesiamo i primi 30 grammi. Ecco qua, mai pesate col bilancino a due braccia, si vanno sempre in questa maniera. Bisogna arrivare all'equilibrio. Quando abbiamo raggiunto l'equilibrio, ci siamo. Poco più, poco meno, poco importa, ma l'equilibrio è raggiunto. Allora, se partiamo da questa cartuccia qua in plastica, prendiamo normalmente la nostra beer, la inseriamo dove è già stata inserita la polvere. Finito. Dobbiamo soltanto prendere il piombo, come abbiamo sempre fatto con il nostro imbutino, e lo travasiamo. Vediamo un pochettino l'altezza finale come siamo. Diciamo che siamo anche un po' oltre come profondità. Ora vediamo come possiamo compensare. Passiamo intanto a questo punto all'altra cartuccia. Anche qua già la polvere inserita, mettiamo l'RTVL, ci aiutiamo col calcaborre a portarla fino al contatto, mettiamo quindi la borra SFS, la spingiamo in fondo, vediamo un pochettino a che profondità siamo arrivati. Secondo me siamo ancora troppo in basso. Mettiamo un... Beh, ve lo dimostro. Sono i 30 grammi appena pesati, guardate quanto spazio abbiamo, decisamente troppo. Li mettiamo di qua. Mettiamo subito il sugherino che fa da spessore. Lo portiamo giù. Siamo sicuramente saliti un poco, vediamo un po'. Siamo ancora un po' in basso, però io penso che mettendo il nostro RTVL sopra questo sugherino, che fra l'altro mi appiana pure la situazione, dovremmo arrivare all'altezza giusta. Eccola qua, vedete un po' come siamo arrivati all'altezza. Direi che ci viene una tonda anche bella profonda, però può anche andare. Vediamo invece adesso come compensiamo con l'altezza per l'altra cartuccia, che abbiamo visto che è un pochettino bassa. E allora, dato il problema, cioè la profondità eccessiva, ho preso una borretta del calibro 20, che è della misura esatta del contenitore, del 12. Allora, vi faccio vedere. Ecco qua, questa è una beer del 12. Come vedete, entra perfettamente all'interno della beer. Perfetta. È messa qua dentro. Andiamo a inserire logicamente all'interno della nostra beer, qua nel nostro bossolo. La mettiamo dritta. E abbiamo fatto uno spessore che andremo poi a bloccare con un cartoncino. Ok, questo spazio che abbiamo guadagnato non ci creerà nessun problema. Siamo saliti un pochettino troppo, guardate. E allora ancora non ci siamo. Buona idea la borrettina, ma sicuramente non così alta. Dobbiamo prenderne una un pochettino più bassa. Ecco.
l'ho tirata fuori. In questo caso conviene prendere il cutter e tagliarne un po', cercando di ottenere un risultato il più dritto possibile. Eccola qui. Questo è il nuovo spessore che andremo a mettere nel nostro bossolo. Lo avviciniamo con calma, lo inseriamo. Perfetto. Ho inserito il nuovo spessore che è stato ridotto. Ci mettiamo al solito il cartoncino sopra per appianare il tutto. Vediamo adesso come va. Ora sì, guardate un po'. Ci entro e siamo all'altezza esatta per una buona chiusura stellare, visto? Perfetto. La mettiamo di lato, pronto. Quel bosso è pronto per essere chiuso. Ora ripetiamo l'operazione di pesatura perché dobbiamo chiudere anche l'altra cartuccia, quella in cartone. Vediamo un po'. Esagerato. Un altro pochino. Perfetto, no, ancora. Direi proprio che ci siamo. Ok, travasiamo. Perfetto. E ci metto un cartoncino, o meglio, un dischetto trasparente che mi sembra più carino. Come dicevo, operazione fatta, procediamo alla solita orlatura. Ho inserito, come vi dicevo, un dischetto trasparente all'interno dopo aver misurato e pesato correttamente il piombo. E utilizziamo la nostra solita macchinetta antica per fare il nostro orlotondo. Non ci siamo. Vediamo un attimo. E allora, abbiamo avuto purtroppo un problemino con il cartoncino trasparente che non aveva nessuna tenuta in questo tipo di bossolo. E quindi sono stato costretto, per evitare che mi cadesse tutto il piombo, a sostituirlo con un cartoncino di quelli classici bianchi. Quindi ho effettuato questa operazione adesso. E adesso possiamo ritornare alla nostra orlatura. Ok. Orlatura che ho effettuato e che a quanto pare è venuta abbastanza bene, come potete vedere. Quindi la prima cartuccia è così finita. Non ci sono movimenti di nessun tipo. Possiamo tranquillamente passare all'orlatura della seconda cartuccia, che faremo con l'apparecchio elettronico. Ok, siamo adesso alla nostra macchinetta, dobbiamo fare al solito la nostra solita stellare. Ecco che posiziona il bossolo nel crimpatore. Scendo come al solito, prima fase. E ora, seconda fase. Perfetto. Il nostro bossolo è stato perfettamente orlato, come potete vedere. L'orlatura. E allora, ricapitoliamo tutto, perché anche per oggi una decina di puntate è fatta. Specifica per la quaglia. La prima cartuccia in cartone, 1270 T2616. E bossolo ovviamente in cartone, polvere S4, cartoncino RTVL che abbiamo visto prima, borra SFS o borra in feltro normale, sugherino da 8 mm, un altro cartoncino RTVL. Chiudiamo il tutto con orlotondo. Abbiamo visto se utilizzate quel tipo di bossolo fiocchi, che non è di quelli antichi ma di quelli nuovi un po'
scivolò, si è meglio utilizzare un cartoncino classico. E la cartuccia è qua ed è venuta ed è pronta per essere sparata sulle guaglie. Seconda possibilità, se vogliamo fare una chiusura stellare, sempre bossolo calibro 12, 67 mm di altezza, T1, innesco 6 e 16, dose 1,35x30, borra Bior della Guanandi, alla quale vi ricordo abbiamo aggiunto un piccolo spessore per alzarla un poco, e stellare, e questo è il risultato. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me. Oggi ho voluto improvvisare i caricamenti in modo che avete avuto modo di vedere i vari ostacoli che possono presentarsi quando ci si appresta a caricare un caricamento nuovo. Avete visto anche in che modo vanno aggirati, come si può ugualmente caricare. Sempre per qualunque domanda, qualunque dubbio, sono a vostra completa disposizione. Avete visto l'email a cui rivolgervi. Vi saluto, arrivederci a presto. Ciao!